non so, quelle strade, prima di arrivare mia madre, non so, era Parajamo, ecco, arriviamo a questo Parajamo, questo grande, il quale dice, Tonino, mi chiami in disparte perché era un genio, veramente, qui si comincia a parlare di un valore incredibile, questo che manca spesso agli sceneggiatori, questo che manca spesso ai critici, questo che manca spesso al cinema, cioè dovremmo parlare meglio di questa, il cinema è sempre calcolato come un'opera minore, dovremmo parlare un po' meglio e vedere che cosa si può fare anche per far conoscere un uomo come Fellini, cioè questa specie di impolverata di immagini che fino a 30 anni fa poteva anche andare bene. Sai, è un'impolverata, io ringrazio tutti quelli che hanno pensato a questo ricordo di questo uomo geniale. Io ringrazio, ma secondo me quella strada lì bisogna approfondirla molto, perché la gente non sa che cos'è il cinema. La gente crede che il cinema sia un racconto e non sa che oltre al racconto c'è un'altra cosa, oltre quella cosa c'è un'altra. Cioè c'è un gioco di profondità che è tolto, perché per esempio non amare Antonioni, come capita spesso, dice ma che la storia, quello lì vuole andare a letto con uno e poi non ci va e poi non si sa cosa fa, può darsi che non piace il racconto, ma ragazzi, come presenta fotograficamente Antonioni, le sue immagini sono veramente una forza potente, ma come si fa a spiegare agli studenti come si deve guardare un'immagine, non una storia, io non voglio sapere la storia, voglio sapere come lui ha raccontato quell'incontro, cioè un uomo che incontra una donna, mi interessa questo, ma voglio sapere come fa, come noi chiediamo al Caravaggio, perché Caravaggio non fa delle storie, le storie del Caravaggio le fate tutte, però perché piace di più Caravaggio? Perché quando noi parliamo del Caravaggio parliamo di luce, parliamo di penombra, parliamo di forza? Perché questo qui succede anche nel cinema e nessuno discute di queste grandi forze. Comunque, per tornare a Parajanov, Tonino, il film è stupendo, però io non capisco come te e Fellini avete fatto un errore finale di questo genere. Dimmi. Quale errore? Scusami, voi avete fatto che nel finale un ragazzo che è sulla nave di quelli che amano la grande cantante ha un pochino di pellicola dove si vede la cantante e lui prima quando sta affondando la nave riesce a guardare quell'immagine e in quell'immagine anche noi vediamo che è una cantante giovane e bella. Ma perché? Ma Tonino, quella doveva essere un'immagine di una donna grassa, guaiata e brutta, ma con un filo di voce che un filo di seta. Quello era l'intelligenza e quella era la trovata giusta. Perché vi fai vedere la solita bella donna? Perché volete farla calas? No, fatemi la cantante. La cantante è voce e basta. Questo è, cioè è lei che diventa appunto un filo che se ne va. Io non voglio più intrattenere, perché questa è una cosa, riflettetela bene, perché è una cosa grande, quindi anche non posso, non è una cosa da ridere. Parajanov, amo anche loro, sì, anche perché ho fatto 7 film anche con lui, quindi è una cosa gigantesca. Però stavo dicendo oggi che bisogna finire tutto, cioè per esempio noi siamo vecchi. Non è tutti dicono, signori, noi siamo vecchi, noi abbiamo dato molto al cinema, abbiamo fatto in modo nel dopoguerra che il mondo ci rispettasse e ci togliesse di cappello sull'Italia, su tutti i grandi registi che ha avuto, però in questo momento, anche se c'è questa ripresa potente, ripresa buona perché Vittoria, Cannes, insomma di questi molto forti, però a mio avviso mi sembra che ci sia una realtà troppo cruda,
Cioè la realtà di Rosi è una realtà mascherata da un velo di poesia, è una realtà che nasconde un'altra, non è quella realtà precisa in tutto. Comunque, questa è la mia opinione. Io penso che ci saranno dei giovani che faranno delle cose meglio di noi. Su questo non credo che noi siamo il Padre Eterno. Noi abbiamo fatto, cioè, siamo stati molto aiutati, perché ragazzi nessuno si chiede perché abbiamo avuto successo tutti i registi italiani, perché in quel momento nel dopoguerra tutti avevano avuto le stesse sofferenze e un film italiano poteva piacere in America come in Russia, come da tutte le parti. In questo momento, con tutti questi nostri ideali frantumati, non sappiamo neanche quel che vogliamo, non sappiamo neanche quello da raccogliere in terra, e stiamo adesso tutti col pensiero che ci arrivino addosso dei soldi da pagare a qualcuno, è un disastro. Io vi dico questo, tenetevi la vostra città, torno a ringraziarvi, che è una cosa, è un incontro veramente magico. Credo però che ci voglia una svolta totale, perché siamo un popolo ignorante che non legge, e le con le donne senza che affiori la cultura degli occhi. È una cosa che la donna, questo io sono testardo, non ne posso più, perché una donna crede che occorre il chirurgo e crede che occorre il rossetto o qualche cosa, e non sa che l'unica cosa che può abbellire il viso è quando tu vedi crescere negli occhi la cultura. Noi siamo in una situazione drammatica. È bello fare delle mostre, è bello mostrare quello che vogliamo, è poco. Ci vuole un modo diverso di poter incontrare la gente. Ci stiamo perdendo, non abbiamo una forza di magia, di immaginazione nuova. Ci vuole, credetemi. Ci vuole.